Benvenuti su Spettacolo Mania, i soldi speech, ovvero Anna Andrea e Claudio, giusto? Sì, anche Brad Pitt mi potete chiamare, ogni tanto si confondono le persone su di me, però sì, Claudio... Ti riconosciamo dai capelli. Esatto, Claudio, io sono Claudio. E tu sei Anna Andrea. Io sono Anna Andrea, basta, non sono Angelina Jolie, ma anche perché diciamo, la loro fine di storia diciamo, non rispecchia la nostra e stiamo insieme da 10 anni ancora. Non sei neanche una coscia influencer, com'è una nel film? Scoscia tenser, no, no. Io col siciliano. Eh sì, da noi insomma in Sicilia è solito dire per le occhette si usa il termine, quella è scosciata, cioè con le cosce di fuori, e quindi abbiamo usato questa crasi, giusto? È crasi? Eh sì, influencer, scosciata influencer, bravissimo, gli sto insegnando l'italiano. Quindi abbiamo usato scosciatenser per definire alcune influencer. Allora, detto tutto ciò, diciamo anche che siamo qui per parlare del vostro film. È il secondo film, però è il primo in cui siete anche registi, no? Oltre che protagonisti dopo una fuitina sbagliata, la fuitina sbagliata. E invece questo si chiama Un mondo sotto social. Ma quale sarà il tema di questo film, a parte come possiamo intuire dal titolo? Allora, il titolo è iper esplicativo, quindi diciamo il ring in cui si svolge il nostro film è sicuramente il mondo dei social, però il nostro obiettivo non è mai stato né in scrittura né quando abbiamo girato quello di criticare negativamente questo mondo, anche perché noi ci siamo nati, ci cresciamo, è il nostro pane quotidiano ed è un mondo in cui ci troviamo veramente bene, che ci ha riempito e ci riempie di affetto e di soddisfazioni, ma piuttosto cercare di approcciarsi al mondo dei social con uno spirito critico e cercando di mantenere la propria autenticità e la propria verità. Perché Claudio, cosa succede in questo film? A parte che vabbè, mantenete i vostri nomi, quindi questa cosa è molto, molto divertente. Tu sei un siciliano che appunto ha un'agenzia, no, di influencer, che però ama parlare milanese, tu invece sei proprio rozza, ruspante, sei quella proprio che non gli importa niente se si sporca di grasso la faccia perché fa il meccanico, la meccanica, e poi che succede? Che anche lei comunque alla fine... Ma guarda, allora siamo partiti da due personaggi diametralmente opposti, perché poi siamo così noi nella vita. Quindi tu parli milanese. No, non parlo milanese, però ci divertiva raccontare questo personaggio che in un paesino della Sicilia si aprisse un'agenzia di social media management, e il sogno di Claudio nel film è trovare la nuova Chiara Ferragni, diciamo, non lo diciamo nel film, però ecco, è inteso, lui vuole trovare la nuova influencer del momento. Ma trova Anna Andrea, una meccanica super naturale, senza filtri, che diventa famosa sui social non per essere l'influencer patinata e glamour, ma per essere un influencer senza filtri. E qui c'è praticamente un'inversione quasi di ruoli, perché io inizio parlando milanese, ma pian piano tolgo anche io questo filtro della milanesità, perché tutti pensiamo che parlando milanese uno diventa più figo, e finisco parlando siciliano, cioè ritrovo un po' la mia identità e le mie origini, e anche Anna Andrea riscopre un po' la sua identità, che non è solo quella di essere rozza e di essere rude, ma è un'identità sicuramente di una donna fragile. E anche nel percorso col social lei ha un'evoluzione, cioè da una donna completamente avulsa dal mondo web, che comunque impara a utilizzarlo anche a sue spese, e poi alla fine fa insomma dà una massima sul come lei ha imparato a usarlo. Quindi diciamo che lancia un po' un messaggio: i social vanno bene, per carità, come dici tu, no? Come si direbbe a Roma, ci fanno campà anche, però insomma bisogna essere noi stessi, no? Troppi filtri, dite nel film, troppi culi e tette, troppe influencer. È vero. Sì, no, l'identità, siamo sicuramente in una fase in cui c'è una crisi di identità generale, in cui tutti cerchiamo di copiare qualcun altro. Questo qualcun altro da copiare per il momento sono gli influencer. Quindi quello che vogliamo dire è: ma questi influencer sono così perfetti, sono così questo grande esempio da seguire? No, ma rimaniamo noi stessi, che anche noi abbiamo una vita meravigliosa, non siamo da meno, usiamo i social, ma raccontiamo noi stessi, perché siamo anche la nostra vita è interessante.
Devo dire che avete dipinto molto bene i vostri personaggi, tu che vabbè adori un influencer, molto influencer, e tu che invece impazzisci per Bud Spencer. Anna Andrea nel film impazzisce per Bud Spencer e altrimenti ci arrabbiamo. Ma sì, perché di base, ma che uomo meraviglioso era! Era Bud Spencer, cioè uno bello, con questa barba, con questa fisicità abbastanza imponente, lontano dai modelli, diciamo, anche di uomini che oggi campeggiano e regnano all'interno del mondo dello spettacolo in generale. E quindi sì, è un personaggio che Anna è un personaggio che ama i film di Bud Spencer, li prende come modello della sua vita, utilizza le massime e poi le mette in pratica, e nello specifico ama Bud Spencer e il modello di uomo che rappresenta. Terence Hill un po' meno. Eppure, cioè comunque se la porta bene anche ora. È che ormai Terence Hill lo vediamo vestito da prete. Sì, cioè ha cambiato un po'. Ormai è Don Matteo lui, cioè capisci? Quindi difficilmente ti innamori o ti piace un prete. Quindi ormai Terence Hill è rientrato diciamo, in un'altra categoria di personaggi. Lasciamo stare Uccelli di Rovo, insomma, va bene. Sì, va bene così, preferiamo l'officina. Un'ultima cosa, la scena, diciamo appunto che il film è molto divertente, la scena che vi ha fatto più ridere, che magari avete dovuto girare più di una volta perché vi veniva da ridere, perché diciamo è anche un film d'azione, cioè voi fate delle cose, cioè vi menate, saltate, capriole, non so se ci sono degli stuntman, ma insomma sembrate veramente quasi a un certo punto dei supereroi. Sì, la scena, c'è una scena in particolare che è la scena della scazzottata, che è un richiamo, è un omaggio veramente ad Altrimenti ci arrabbiamo, che ci ha fatto ridere tantissimo, perché è stata proprio una coreografia studiata con un capo degli stuntman, con degli stuntman insieme agli attori del film. Non spoilerò, diciamo, chi è che combatte o non combatte, però è stata una vera e propria coreografia studiata a tavolino. Per farla venire fuori abbiamo riso tantissimo. Devo dire che il sogno di ogni bambino, se devo essere, di girare una scena di scazzottate. Anche al montaggio è stato bello poter mettere i famosi ish, cioè queste cose che uno da piccolo li fa da soli, no? Quando da piccoli si lotta si fa ish, da soli, invece lì avevamo i suoni ufficiali, quindi ci siamo veramente divertiti, anche divertiti a ripeterla più volte, ci siamo stancati tantissimo, però avere degli stuntman che ti dicono non ti preoccupare, tu dammeli vero, tanto io i pugni non li sento, allora insomma è stata una scena molto divertente da girare. Tipo quei posti dove si va a rompere le cose per sfogarsi, no? Ecco, voi avete usato gli stuntman. Sì. Allora Anna fino a quel momento usava me per sfogarsi, fortunatamente quel giorno sono arrivati gli stuntman e abbiamo picchiato gli stuntman. Comunque la conclusione di tutto ciò è che nel bene o nel male siamo assolutamente in un mondo sotto social. Ed è, diciamo, la massima di questo film, perché in un modo o in un altro, seguendo l'influencer figa o seguendo l'influencer che ti dà un messaggio diverso o seguendo chiunque, anche seguendo noi stessi, siamo comunque all'interno di un mondo che è condizionato, in cui i social fanno parte della nostra vita. Così come nella vita reale abbiamo tutti un profilo virtuale, quindi è la verità, siamo in un mondo sotto social. Sì, cerchiamo quello che però speriamo che la gente... speriamo che possa arrivare come messaggio, è che piuttosto che essere un mondo sotto social sia un mondo social, che sotto social ti fa essere, no, dipendente, ti fa essere sembra che questo social un po' governi la tua vita, invece speriamo che possa trasformarsi da un mondo sotto social a un mondo social. Seguiamo anche i soldi spicci sui social, che fanno ridere, ci rendono migliore la giornata. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Un saluto grandissimo dai soldi spicci a Spettacolo Mania. Ciao ragazzi, seguiteci, seguite Spettacolo, seguite tutti, ciao!